Quindi risponderà all'appello del sindaco Sala? Assolutamente sì, l'ho detto in qualche in agenzia pochi giorni fa, ho sentito lo stesso sindaco Sala che ho incontrato anche, che sarà dei prossimi giorni, oggi sarà più che altro un ordine del giorno di presentazione, di linee programmatiche e quant'altro, e poi si procederà anche a questo e ovviamente Bernardo firmerà. Quindi non ha problemi a lavorare con chi ha preso i voti di Realtà Azione? No, io ho problema a lavorare a chi dice sciocchezze, ho problema a lavorare con chi non è una persona che è degna di essere seduto nei posti perché dice cose che non vanno dette. Però sono problemi, ripeto, personali. Io ho la mia, diciamo, posizione, l'ho già dichiarata, l'ho dichiarata fortemente. Io sono contro qualsiasi totalitarismo, sia della sinistra che della destra. Quindi se ci sarà, e ci dovrà essere, anzi io avevo proposto, lo sapete, un patto in questo senso, addirittura per la futura possibile giunta che avrei potuto condurre nel caso di vittoria. La vittoria non c'è stata, ma il vero vincitore, come sapete, è l'astensione. Il 53% dei cittadini milanesi non sono venuti, quindi bisogna andare a recuperare questi cittadini che perché hanno motivazioni diverse e sono andati a votare, quindi in queste motivazioni bisogna riportarli all'interno e alla voglia di vivere questa città per farla crescere tutti insieme. E ognuno di noi è consigliere di tutti i cittadini, indipendentemente dagli schieramenti. Ma se ci saranno due documenti sull'antifascismo della maggioranza e dell'opposizione, magari anche antifascismo e comunismo, tu quale firmerai o voterai? Io firmerò quello dove si dice chiaramente che si è antifascisti, cosa che abbiamo detto, ridetto, ridetto ancora, soprattutto il sottoscritto. Non c'è neanche dubbio su questa tematica. Quindi comunque sia lei conferma il fatto che ci siano dei fascisti all'interno di Palazzo Marino? Beh, questo stai dicendo lei che ci sono dei fascisti, non lo sto dicendo io, ho detto solo che io sono antifascista, quindi parlo io per la mia posizione personale. Ma lei si sente a suo agio ad avere nella sua coalizione persone come Valcepino? Beh, io mi sento né a meno d'agio, ripeto, come ho già detto prima, ognuno risponde personalmente di quello che fa. Bernardo dice e fa e risponde quello che dice, quindi ripeto, se qualcuno ha detto e fatto e verrà accertato, prenderà le sue responsabilità personali, penali, civili e quant'altro che possa immaginare. Sul fatto che tutti debbano firmare, ritengo sia la normalità, un patto di antifascismo e contro i totalitarismi, mi sembra una cosa assolutamente normale, cioè neanche dovrebbe essere in discussione una cosa del genere.